Finally, finally, it is here. The Juice Booster 3 Air. Ed eccolo finalmente svelato, oggi sono all'evento di Juice Technology dove sono stati prima presentati i nuovi prodotti, andiamo a vedere quali sono. E amici, quella che è stata presentata oggi è la nuova versione di quello che abbiamo definito, noi di Vai Elettrico abbiamo definito il coltellino svizzero della ricarica, l'oggetto che tutti gli automobilisti elettrici dovrebbero sempre avere. Il prodotto certamente più interessante della linea è la nuova versione della ormai famosissimo anche in Italia Juice Booster. Questa è la versione Juice Booster 3, che però si chiama Juice Booster 3 Air. Air perché ha la possibilità di essere collegato via Bluetooth o Wi-Fi con tutta una serie di funzioni che permettono di controllarne l'utilizzo, di monitorarne l'utilizzo, ma non solo di monitorare l'utilizzo, ma di intervenire direttamente sulle funzioni principali del dispositivo stesso. Immaginate di trovarvi ad esempio in una stanza in un hotel dove avete messo a ricaricare la vostra auto e a quel punto avete bisogno non soltanto di avviare e fermare la ricarica, cose che potete fare normalmente anche dall'app dell'auto, ma magari anche di monitorare quanti kilowattora avete ricaricato, di modificare all'occorrenza anche la potenza di ricarica fin nel dettaglio, fin nelle più piccole impostazioni. Avrete probabilmente notato che sono cambiate anche le dimensioni, il dispositivo è diventato molto più compatto. Durante la presentazione ci è stato mostrato come in realtà il volume interno sia inferiore a quello di una lattina di Coca-Cola. Ovviamente Juice Booster ha mantenuto inalterate tutte le sue doti di impermeabilità e robustezza, qui ce lo mostrano all'interno di una vasca. Doti di impermeabilità e robustezza che valgono anche per un altro importante prodotto di Juice Technology, il Juice Charger Mi 3, che in questa nuova versione ha una costruzione modulare che ha permesso di renderlo estremamente più robusto, quindi resistente non solo a grandi sbalzi termici che ci possono essere tra estate e inverno alle latitudini più disparate, ma anche estremamente robusto per resistere a sostanzialmente atti di vandalismo. Non ho la possibilità di mostrarvi i due prodotti affiancati perché così ha scelto Juice Technology, ma posso mostrarvi la mia mano in confronto al, questo è il vecchio modello, il Juice Booster 2, e andare poi a confrontarlo con il nuovo modello. Anche alla vista estremamente più compatto. Ok, non saprei dire se il peso ne abbia guadagnato, ma probabilmente qualcosina sì. Ok, quindi ci sta mostrando le possibili funzioni della app. Ok, come è possibile modificare ad esempio l'amperaggio. Chiaramente il dispositivo deve essere collegato in alternativa o via Bluetooth o collegato su una rete Wi-Fi. Immaginatevi la situazione in cui ad esempio siete in hotel, arrivate, lo collegate alla rete Wi-Fi dell'hotel, dopodiché una volta che è in rete lo raggiungete comodamente da qualsiasi punto. Altra novità importante della quale non abbiamo ancora parlato è l'aggiunta di un lettore di tessere RFID, attraverso le quali è possibile sostanzialmente autenticarsi su quella che di fatto è diventata a tutti gli effetti una wallbox portatile integrata in un cavo. Se prima, fino a poco tempo fa, aveva qualche limite ormai da questo punto di vista, adesso anche questi sono scomparsi. E chiaramente anche il prezzo in qualche modo è stato adeguato e modificato al fatto che ci troviamo oggi di fronte ad una, sostanzialmente ad una wallbox integrata in un cavo molto più compatto, molto più leggero, molto più trasportabile, che non necessita di installazione, che ha la possibilità di essere integrato all'interno di una rete, che ha la possibilità di rendere possibile l'autenticazione per i propri utilizzatori e che quindi viene messo in commercio ad un prezzo attorno ai 1500 euro. E per oggi, al momento, dall'evento di Monaco di Juice Technology è tutto. Speriamo di poter provare prestissimo il Juice Booster 3 nella sua versione Air per potervelo raccontare. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. A presto!